sei tu. Sì, tutto combinato. Stai tranquillo, ti pare che questa impresa è una follia. È chiaro che non ci vogliono. Non ci vogliono. Hanno paura. Cara madre, l'unico modo che ho di scrivere una lettera è di pensare la mia famiglia. Io non prima so di partire, mia moglie mi diede un'immagine di San Cristoforo e mi diciò: è il santo protettore di chi si è andato. Arrivivi in treno a Liegi. Mia madre, mentre mi salutava tra le lacrime, volle che prendessi le scarpe, quelle buone, di mio zio, che era il più elegante della famiglia. Prendile, prendile, che ti possono servire. Qui tutto in quel è paese pianura. Laggiù. Tutto il paese. Nelle filande inglesi c'erano molte occasioni. Lì, le montagne, la mia geografia. 29 milioni di migranti italiani dall'unità ad oggi hanno dovuto abbandonare il proprio paese e le proprie case per necessità di sopravvivenza. Un numero che rappresenta un impressionante fenomeno di esclusione. Il mal di mare. Sì, quei 17 giorni di mal di mare. E il tanfo di vomito e di urina nella stiva. E i picciretti che strillavano come indemoniati, notte e giorno, giorno e notte. Ammassati come sardine in un barattolo e pieni di pidocchi. Io ti avvicini e spirci dentro una piccola scatola magica. Lì appaiono navi sontuose, camerieri in livrea, tavoli di...